Però secondo me è bello pure che parte così, siamo un po' tesi. Siamo un po' tesi. Siamo terzo lato del vinile, quindi cioè, siamo beh, a contatto certo, con... Intanto questo titolo è molto bello, devo dire, un po' i complimenti a Davide perché... Sì, intanto il vinile, perché noi si andava in giro per l'Europa per comprare gli ultimi dischi che erano usciti. Era quasi una ricerca certo. Anche della novità, della condizione. Arrivavi fino a Londra per comprare. Però a Londra poi ci dovevi arrivare, da qui a Londra era il viaggio. Cioè. Poi alla fine il vinile diventava la musica che andavi a comprare, era solamente un pretesto. In realtà quello che era, che faceva quello crescere, quello che faceva... Io perché non so gli occhiali da sole, poi per me ci si secondo sono Michael Jackson, io che io so qui un po' da guascone sto prendendo per i modelli. Io stavo a casa di un amico e mi ritrovo il suo giro. E da lì in poi abbiamo ritrovato dei dischi, quindi abbiamo chiesto in giro a qualsiasi persona ci volesse dare. Ma ce l'avevi gli occhiali? In pratica, prima di darcelo, però, con le quattro mani, no, le mie e quelle del proprietario, ci raccontava tutti gli eventi. Ce l'hai in macchina? Sì. Vieni a prendere. Dai, ma che fai fino che a là? Che sapere che c'ho? No. Ma dai, ma lascia stare, veramente. Poi, Simone Cosa. Figuriamoci su tutto ciò che era alternativo. Già era proprio rarissima l'informazione. In rapporto ad oggi, naturalmente. Forse era un po'... più credibile, nel senso che chi faceva il giornalista non andava in cerca dello scoop a tutti i costi, ma di raccontare la verità. Certo, sarebbe figo. Senza lo più vediamo il trittico così occhialuto, anche la condizione musicale, perché poi ne stiamo qua a parlare. Per esempio il terzo lato del vinile io l'avevo interpretato come la poetica che c'è dietro la musica, no? Quindi la poesia. Sì, che ma c'è si presta, musica. Secondo me. Ognuno pensa cioè, a quale l'idea è stata quella presta, che come ogni... tutte le cose poi. Il numero 3. Ma sì, che sì, poi sì. Anche la condizione dell'arte, no? Lei conoscete gli evita perché pensa. Cioè un artista fa delle cose. Ma, l'estetica, l'aura dell'opera d'arte. Ma poi lascia aperto tutto un campo al fruitore che diventa quando l'arte è interessante diventa. Anche lui l'artista, costruttore certo. di quest'arte. Sto terzo lato del vinile. Oh, okay. L'idea era quella di che lo stesso disco, lo stesso The Wall dei Pink Floyd, però la copia che viene nelle mie mani, arriva nelle mie mani, è diversa da un'altra copia, perché c'è un'altra storia dietro, perché chi l'ha comprato è una persona differente. Ecco, io amo i Pink Floyd fino a The Dark Side, poi... Sì, per quanto The Wall è un grandissimo disco, però... Se immagini, però aveva un cavolo. In realtà c'erano dei ricercatori musicali incredibili. Per esempio c'era un pazzo, Claudio Rocchi, non so che fine ha fatto poi, che ha fatto due dischi solamente. No, devo ritrovare la macchina. La speranza dell'avvenire. Cosa che si è persa totalmente e questo spinge molto alla ricerca, ad essere protagonisti. Ah, ma sta qui? Sì, sta qui in ruota fumare. Se intanto vai a piare il limoncello, questo assunto di George Wisborg è divertente perché poi ti riporta a quello che tu chiamavi libertà. In fondo l'On the Road e la Beatles Generation nascono proprio dalla condizione... Anche il modo con cui è stato scritto il libro poi. Dell'West, il vecchio West. Non solo, la depressione americana, il padre dell'On the Road, è vero, è Udi Gaudry Pauli, padre, cantautore degli anni 30 della depressione americana, che tra l'altro lui come mestiere faceva le insegne pubblicitarie. E come si spostava in queste città che nascevano sull'onda, magari avevano trovato l'oro in un posto, avevano intere città che si costruivano e poi sparivano, quasi no, trasportate dal vento del deserto del Kansas o del Texas. Questo andare via con, sai, la paglia che rotola, no? Eccetera, portava via una città
e lui scriveva canzoni su questo andare della grande depressione americana, cioè, gente che pigliava i treni senza biglietto, salivano massacrati de botte, c'erano proprio gli addetti sui treni che menavano questi che salivano senza biglietto. E, questa, e lì nasce la condizione, proprio l'ultima condizione, che è proprio la precondizione poi della Beat Generation, dell'Ottawa, di Kerouac, eccetera, eccetera. Sì, è una finta democrazia. È una fintissima, però. È quello. Ma che... intanto adesso dirò qualcosa di gravissimo, io non amo affatto la democrazia. Parla di lui che va in giro per l'America, come al solito, e incontra un barbone che, no, che dorme sulla spiaggia e nel treno, lui si incontra sempre sul treno con questo tizio. E allora lì ho pensato, ma perché, no? Prima c'era questa grande emozione nel conoscere nuove persone, adesso invece se conosci una nuova persona dopo due minuti ti dimentichi il nome. E lì forse poi fondamentalmente il retaggio delle grandi culture del romanticismo del decadentismo. Quindi non sbaglio essere così legato al romanticismo. Cioè il voto di Flavia Vetto è equiparato al voto di Rita Levi Montalcini. Cioè, valgono uguali. Mi sembra una gran cazzata, scusate. Noi le più belle, per esempio, canzoni degli anni 60, anni 70, erano i personaggi più. Il Puttavo e Scarpa Tennis di Iannacci, stupenda. Come va? Il Puttavo e Scarpa Tennis, il parlava lui per lui, e il seguiva già da tempo un suo sogno d'amore. È la storia di un barbone. Cioè, allora i barboni gli si tiravano i carci in bocca, gli si scrivevano le canzoni. Certo, non ci stanno, cioè non c'è un'altra cultura, ma basta, perché noi oggi siamo completamente schiavi dei messaggi della televisione. Non abbiamo l'idea nostra. Fare il barbone era una scelta di coraggio. Quello che deve succedere a tutti, come sistema proprio politico, che poi ha portato ad essere una non democrazia in tutti i sensi, ormai non si proprio discute più. Chi è che sei a memoria che racconti? E la sua biografia? Sì. Cioè un popolo sceglie, adesso può aver scelto bene o male, un suo rappresentante con una linea politica e poi una società privata, cioè la banca europea, impone a una nazione intera come deve comportarsi. Noi siamo arrivati a una delle dittature magno, proprio la dittatura della tecnologia, no? e della finanza. Pasolini ha guardato semplicemente perché era intellettuale a tutto mondo. Cioè, come si dice, felici con i maiali nei porcini. Ma Pasolini è... Quando io stavo... Che se la senta addosso. Vedi, per esempio, quella che abbiamo detto, Sergei Yesenin, Confessioni di un fascista, recitata dal Maratello. Quando stavo in Francia, la ragazza che ci stava insieme, frequentava per Bonni, lo raccontarono quando ho incontrato Roland Barthes. No! Alita gli occhi azzurri. Sta parlando dei barconi che arrivano quando manco se ne sentiva. No? Io ricordo gli unici di colore che stavano a Roma erano qualche prete che stava al Vaticano, che veniva dall'Africa, eccetera. Lui in quel periodo scrive Alita gli occhi azzurri, cioè barche che arriveranno qui. E questi poi che sulla tradizione di Trotsky ci insegneranno di nuovo a ribellarci. Con Nicola, no? La prima volta che ci siamo incontrati, lei studiava teatro alla Sorbonne. Cioè praticamente lettere, studiava lettere con indirizzo teatrale.